ore 19 del 9 aprile 2011. Là in fondo la grigna, la grignetta, il resegone e la catena delle Prealpi orobiche. San Giuliano, il parco agricolo sul Milano, un campo appena arato, e quello che si vede là in fondo, quella nuvola nera, sono i residui dell'incendio che è scaturito oggi presso un impianto per il trattamento dei rifiuti a Marudo. Una lunga scia di fumo che perlomeno adesso si sta un attimino riducendo, ma nel pomeriggio era molto alta e intensa. Le notizie del TG3 Lombardia hanno appunto informato che a Marudo c'è stato quell'incendio e da Lucate ne riusciamo a vedere gli effetti. Questo è il parco agricolo, questo è un frammento, è qualche fotogramma, qualche immagine dal parco agricolo sul Milano. E quelle sono le bellissime montagne. Che lasciamo in questa bellissima giornata del 9 aprile 2011. Il traffico di un sabato sera qualsiasi e Lucate Viva spende ancora una parola per dire no ai centri commerciali, all'outlet, sia alla difesa del parco agricolo sul Milano e un invito ad andare a votare il 12 e 13 giugno ai referendum, votando sì per dire no al proseguimento dei programmi nucleari che il governo nazionale vuole imporre ai cittadini e che soltanto a seguito del grave incidente alla centrale nucleare giapponese in questo momento per prudenza cercano di parlarne il meno possibile per non creare un impatto emotivo, ma il no al nucleare è un no ragionato e deve essere ribadito quel no già espresso in quel referendum del 1987.